Ciao, che fai? Ti mangi una crostata salutista? Cosa? Ti mangi la crostata per fare prevenzione alla prostata? Amiche, soprattutto amici, come vi avevo promesso, oggi non parliamo di sindrome premestruale e nemmeno di menopausa. Ci occupiamo della salute della prostata, un video maschile. Diversi amici nei commenti, dopo aver visto questo video, mi hanno chiesto altri consigli sull'alimentazione per la prostata e oggi vi voglio descrivere i 6 alimenti più utili per la prostata secondo le ultime ricerche della scienza. E alla fine del video voglio rivelarvi e regalarvi il mio segreto di naturopata per riuscire a mangiarli tutti regolarmente. Ho già parlato dei rimedi naturali per la prostata in questo video. Squaletto dice che lui è impegnatissimo e non può fare cose complicate. Nessuno oggi ha tempo, ma con i miei consigli potrete integrare facilmente questi alimenti amici della prostata all'interno di uno stile di vita attivo e impegnato. In tanti anni di esperienza ho visto che seguire un'alimentazione sana è impossibile se interferisce con la nostra routine e ha abitudini troppo complicate da seguire. Come dico sempre, se una buona abitudine non è costante, non dà benefici. Ecco, dillo mio marito. Lo sto dicendo. Faccio un esempio. Se una sera, così per caso, davanti alla televisione vi mangiate uno degli alimenti elettivi per la prostata, come i semi di zucca, non state facendo prevenzione per la prostata. Se invece trovate il modo di inserire i semi di zucca con costanza nella vostra alimentazione, questo è fare qualcosa di buono per la salute della prostata. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma ci stai dicendo che uno deve mangiare solo cibi preventivi? No, tranquilli. Per questo c'è il mio segreto che vi spiego alla fine del video. Intanto, per seguire in anteprima tutti i miei consigli per voi, iscrivetevi al canale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. E ora veniamo ai 6 cibi migliori per la prostata. Ma voglio spiegarvi anche quando mangiarli per poterli inserire nelle vostre abitudini. Ah, sì, così anche mio marito ce la può fare, grazie. 1. A colazione, tè verde. Ho letto che le popolazioni asiatiche si ammalano meno di tumore alla prostata perché bevono molto tè verde. Che sia vero o meno, il tè verde contiene catechine, sostanze antiossidanti utili nella prevenzione dei disturbi alla prostata. Le ricerche consigliano 5 tazze di tè verde al giorno. Io ne consiglio una al mattino, prima o al posto del caffè, e poi continuare con una tazza dopo ogni spuntino e ogni pasto. Oppure si può bere all'orientale, caldo durante i pasti. Sembra terribile. No, chi ha provato ne era entusiasta. Provate anche voi e fatemi sapere. 2. Come spuntino, frutta secca e semi. Hanno pochi carboidrati e un'alta dose di omega 3 e omega 6. Ottimi i semi di zucca che contengono molto zinco. Queste sostanze favoriscono il nutrimento delle cellule sane e la regolazione dei valori del PSA. Ma che bisogna girare con lo schiaccianoci adesso? Ma no, mangiare la frutta secca è facile. Basta comprare quei sacchettini di noci, nocciole, semi misti che si trovano ormai quasi ovunque e poi si possono portare con sé in macchina, in ufficio, nell'armadietto del lavoro. Si possono mangiare tra un pasto e l'altro con grande praticità. 3. Per antipasto, il pomodoro.
contiene licopene, un potente antiossidante che secondo alcuni studi è utile nella prevenzione dell'ingrossamento prostatico benigno e del tumore alla prostata. Attenzione, il corpo assimila il licopene più dal pomodoro cotto che da quello crudo e si è associato a dei grassi come l'olio di oliva. Quindi fatevi fare delle semplici salse di pomodoro cotto e poi spalmatelo su delle gallette di riso, su delle tartine, dei crostini con un po' di olio crudo come antipasto. A pranzo legumi e soia contengono sostanze attive chiamate fitoestrogeni, come gli isoflavoni della soia. Le ultime ricerche sono concordi nel dire che contrastano l'insorgenza di diversi tipi di cancro, tra cui quello della prostata, e riducono i livelli del fatidico marker PSA. Sì, ma come si fa a mangiare tutti questi legumi? È semplice, basta fare i vegetariani almeno un giorno alla settimana e sostituire la carne con soia, ceci, lenticchie. Non storcete il naso, ci guadagnate in salute. 5. Come aperitivo, succo di melagrana. Io adoro la melagrana, guardate qui come me la divoravo nei fuori onda in questo video, dopo aver descritto i benefici naturalmente. È ricca di antiossidanti potentissimi che vanno ad agire sulle cellule alterate e rinforzano quelle sane. Se il succo puro è troppo intenso, si può bere con un po' di acqua frizzante come aperitivo. Cin cin! 6. A cena broccoli. Come tutte le crucifere, contengono delle sostanze complesse che riducono il rischio del cancro alla prostata, tra cui il sulforafano, una fitosostanza amica delle cellule sane e nemica delle cellule cancerogene. Un trucco per consumare più broccoli è comprarli surgelati. Non sono come quelli freschi, lo so, ma è già un passo avanti rispetto a niente e si possono preparare molto velocemente come contorno per le varie pietanze. No, ma scusa, chi ce la fa a mangiare e bere sempre tutta questa roba? Infatti, a questo punto devo rivelarvi il mio segreto per riuscirci. Ma prima mi avete dato il vostro mi piace? Sì? Allora eccolo qua. Per riuscire a mangiare tutti questi alimenti con regolarità non si può pensare di mangiarli tutti i giorni, perché è impossibile, non provateci neanche. Ecco, vedi, è come dicevo io allora. Ci si può organizzare benissimo per introdurre almeno 2 o 3 di questi cibi nella giornata e gli altri farli ruotare tutti su una base settimanale. Insomma, bisogna ragionare in termini di 7 giorni, non di 24 ore. Capito? È una questione di strategia e con la naturopatia tutto è possibile. Condividete questo video che può essere utile a tante persone e se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per il prossimo video, naturalmente. Ciao! E io lo dico sempre.